Cambiamo decisamente argomento, parliamo adesso invece di un argomento un po' particolare. Se ne parla da qualche anno, e se andate, come sto facendo io, sul vostro computer internet e cercate baratto amministrativo, beh, escono un sacco di notizie, di link che dicono quanto questa nuova frontiera del rapporto fra cittadini e comune, che si chiama appunto baratto amministrativo, stia entrando piano piano. Ci vuole un po' di tempo perché bisogna naturalmente Vincere, strutturarlo, sì, ma ci anche sono vincere le regole. alcuni muri interni più che esterni, forse tante Anche, volte magari lo alcune. chiediamo all'ospite che abbiamo al telefono adesso, così gli chiediamo subito di capire di che cosa parliamo, cioè che cosa vuol dire in soldoni, come piace dire a me, baratto amministrativo, e poi che cosa In vuol questo dire caso pochi andare in soldoni, cerca. perché Sì, si parla di hai baratto. centrato l'obiettivo. Perché Sì. infatti leggevamo che anche a Milano è partito questo baratto amministrativo, quindi se parte un comune così grande, insomma, riceve molta più visibilità e c'è la possibilità veramente per tanti cittadini di poterne beneficiare. Noi stiamo cercando di contattare e dovrebbe essere in collegamento adesso Franco Mungai, sindaco di Massarosa in provincia di Lucca, che è Buongiorno tra i sindaco, primissimi, forse il buongiorno a primo in tutti. Italia. Sì, si è mosso su questo terreno. Allora, noi non abbiamo anticipato molto, abbiamo detto che è un baratto Sì. amministrativo, e abbiamo detto che ci vuole un po' di tempo per arrivarci perché, insomma, si devono mettere insieme tante cose per renderlo poi attuativo. Voi che ci lavorate da tempo, innanzitutto, che cos'è e ci siete vicini? Ci siete già? Noi abbiamo già iniziato addirittura l'anno scorso, col 1º gennaio del 2015, quindi quest'anno siamo partiti col secondo anno. Siamo stati i primi in Italia a introdurlo perché lanciamo questa idea subito dopo l'approvazione del decreto Sblocca Italia. Addirittura abbiamo fatto una delibera il 29 di settembre del 2014, quindi abbiamo già alle spalle un anno di E sperimentazione. quali sono le difficoltà che avete incontrato e quali invece le opportunità che poi magari avete scoperto anche senza prevederle poi? Sì, le difficoltà sono quelle di far partire una cosa che non si conosce, ma devo dire che grazie anche al nostro segretario, dottor Canessa, abbiamo avuto un grande supporto dal punto di vista tecnico, per cui siamo partiti. Il discorso che abbiamo fatto è questo: cittadini, siete disponibili a fare delle cose che hanno una rilevanza per la pubblica amministrazione, per la manutenzione del territorio, per soddisfare esigenze degli altri cittadini, a dare disponibilità del vostro tempo? Noi vi scontiamo il 50% della TARI, quindi il 50% della tassa sulla spazzatura. E Quali questi sono sono questi lavori? soldoni, eh? Sono soldi, Eh perché poi abbiamo sì. visto che a consuntivo mediamente sono circa 480 euro quello di cui hanno usufruito l'agevolazione questi cittadini. Cittadini, devo dire con orgoglio e con, diciamo, proprio con cognizione, che tutti quelli che si sono presentati li abbiamo accettati, quindi completamente non abbiamo dovuto introdurre neanche dei criteri selettivi Quindi per diciamo escludere che, qualcuno. scusi, sono dei lavori Bel che risultato. altrimenti il comune non avrebbe potuto fare o sarebbe riuscito a fare avendo degli esborsi ulteriori, non potendo provvedere per altri servizi alla cittadinanza poi. Sì, una parte dei servizi erano coperti dai contratti d'appalto che però per motivi di carenza di personale non riuscivamo a seguire che fossero, diciamo, svolti in maniera soddisfacente. Quindi da un lato abbiamo una riduzione dei costi di quello che è la spesa di manutenzione del territorio, perché da voi si parla di tagliare l'erba sui cili delle strade, nei parchi, nelle sedi scolastiche, di fare le manutenzioni piccole che riguardano falegname, opere di falegnameria, di elettricisti, di imbiancatura, di idraulica, che poi le facciamo all'interno degli immobili comunali. Poi c'è tutta una parte invece per soddisfare altre esigenze, che è quella legata alla preapertura delle scuole per poter lasciare i bimbi prima che uno abbia la possibilità di lasciare al personale dipendente. Quindi dalle 7 e un quarto la mattina una famiglia che ha la fortuna di dover andare al lavoro può già lasciare i bimbi all'asilo, alla scuola e alle medie e può andare al lavoro. Il presidio sui pulmini, sui trasporti scolastici perché non ci siano fenomeni di bullismo. La pulizia dei sentieri, delle piste ciclabili, tutti questi lavori. Il nostro comune è un comune di quasi 23.000 abitanti e con
con questo progetto abbiamo messo in moto 123 cittadini a livello personale, più 12 associazioni di volontariato, quindi si parla da 200-250 persone. Numeri. E poi è bello, immagino, perché poi si crea una condivisione maggiore rispetto a quella a cui siamo abituati ultimamente, che l'autosufficienza porta ognuno a chiudersi nel proprio giardino, per così dire. Certamente, perché c'è un riappropriamento di quello che è il bene comune, quello che è il territorio, cioè che uno lo sente una cosa che fa parte di una sua proprietà, di una sua prerogativa. Certo. Quindi c'è anche un rispetto diverso nell'uso di questi spazi, di questi luoghi, perché effettivamente c'è un riappropriarsi di quello che è un bene comune. Cioè, solitamente il senso comune prevede che quello che è pubblico non è di nessuno, quindi va sporcato, va vandalizzato. Esatto. Quantomeno non va... Non ha attenzione, vero? Sì, controllo, sì. Sì, sì. Lei diceva prima, mi è piaciuto perché lei ha sottolineato prima e ha fatto nome e cognome di una persona che è stata anche importante. Lei parlava naturalmente di un funzionario del vostro comune, perché spesso e volentieri a noi sfugge l'importanza dei funzionari, che poi sono quelli che si trovano a gestire quelle che sono anche le linee politiche, i progetti e quant'altro, però a dare concretezza. E allora prima l'ascoltavo in silenzio e dicevo quanto è importante trovare la persona giusta anche che te li... ti aiuta a risolvere i problemi. È fondamentale perché poi c'erano delle implicazioni legate alla responsabilità dell'esecuzione di queste opere, quindi le coperture assicurative, andava esaminato e completato anche questo aspetto. Un problema legato agli infortuni, per dire che uno poteva subire durante l'esecuzione di questi lavori. C'erano quindi i dispositivi di protezione individuale, i mezzi da fornire a questi lavoratori, cioè c'erano degli aspetti anche da un punto di vista procedurale che dovevano essere proprio sviscerati per dargli proprio la pratica, insomma, esecuzione. E grazie proprio alla bravura dei nostri tecnici, perché ora ho citato il segretario che è stato quello che sì, l'ha guidato, sì, ma diciamo che perché fa perché la punta, diciamo, di questa organizzazione. Sì, è la punta, dicevo, no, dell'organizzazione, certo, perché certo, di certo. Fatto poi c'è il lavoro di tanti dopo dietro ad una persona. Cosa dicevi, Lucia? Certo, no, pensavo anche se è possibile, secondo lei, che si possa diffondere in tutta Italia. Parlavamo di un comune come Milano, e che naturalmente è molto più grande, dei numeri, forse anche delle difficoltà maggiori, sì. Però probabilmente una pratica che è più facile di quello che si pensa, poi alla fine, o meglio, sì, bisogna organizzare un po', però alla fine tutti ne guadagnano. Io posso dire questo, che abbiamo avuto tantissimi contatti da tantissime amministrazioni, tant'è vero siamo arrivati anche a fare nel mese di ottobre dello scorso anno una sorta di seminario, di assemblea, dove poi chi voleva venire poteva venire per avere le informazioni. Io so che poi il Comune di Milano ha fatto qualcosa di simile, però non l'ha fatto tanto legato a un aspetto di cura del territorio quanto a un aspetto di proprio baratto amministrativo. Lì, in quel caso lì Milano ha detto chi ha dei debiti con l'amministrazione di più vecchi del 2013 può scomputarli venendo a fare dei lavori per conto del comune. Insomma, quindi è già qualcosa, l'ha declinato in maniera un po' diversa. Sì, 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 sì. No, ma questo è interessante, sì, perché come diceva lei e come ricordava il collega Lucio, di fatto qui prendi, torni a riappropriarti del territorio, delle cose tue, ma anche come idea, come cultura. Da questo punto di vista, il vostro è molto positivo da questo punto di vista.